qua stiamo all'ennesima riunione frutto di un accordo istituzionale che ha funzionato molto bene. Siamo insomma quasi all'epilogo finale di una vicenda che nacque malissimo, con un conflitto istituzionale senza precedenti, con delle scelte sbagliate. Oggi, grazie al confronto leale, corretto, in alcuni momenti franco, tra tante istituzioni si è raggiunto un accordo per il quale noi esprimiamo soddisfazione piena, perché quelle che sono le istanze del Comune di Napoli, della città, delle valutazioni fatte nel Consiglio Comunale, nella Municipalità Decima, tra gli abitanti, ma anche tra tante categorie di cittadini, è stato interamente accolto. Quindi è un impianto che non conferma solo con l'approvazione di oggi del PRARU la bonifica integrale, che è l'obiettivo più importante chiaramente per un territorio martoriato, ma anche il progetto di rigenerazione urbana che vedrà i contorni definitivi attraverso un concorso di idee. Quindi il risultato oggi è pieno con l'approvazione di tutti. Rimane una richiesta della Regione Campania di un approfondimento sugli aspetti esterni all'area SIN per quanto riguarda le infrastrutture. Però siccome c'è un'urgenza di tenere legato tutto, quindi sia l'aspetto del SIN che l'area esterna al SIN, perché immaginate tutti che senza le infrastrutture si rischia di avere un progetto non completo, ci sarà un aggiornamento entro il mese di aprile, quindi c'è un obiettivo da parte di tutti di chiudere subito. Da parte nostra c'è una richiesta molto forte da questo punto di vista, e ho apprezzato anche la volontà del Ministro De Vincenti di poter chiudere definitivamente tutta la questione. Quindi soddisfazione, perché non si va a pezzi staccati di un puzzle, ma si mette insieme tutto. Oggi abbiamo tenuto insieme tutto ciò che riguarda l'area SIN, rimane questo piccolo pezzettino, seppur molto molto importante, che affronteremo in una riunione da qui a fine aprile. Sindaco, vi siete posti il problema, anche se lei ci sta dicendo che avete messo, diciamo, oggi la parola fine a una serie di scelte, una serie di decisioni, che gli attori, diciamo, in campo potrebbero cambiare di qui a qualche settimana, che cambia il governo? Non rileva questo aspetto. Stamattina invece, prima di venire, ho incontrato il ministro per fare il punto sul patto di Napoli. Sì. Lì a che punto siamo? Molto bene, abbiamo avuto i complimenti, ovviamente siamo soddisfatti di questo, perché insieme al governo, all'Agenzia per la coesione, il lavoro è stato enorme, quindi siamo in pieno rispetto del cronoprogramma, tanti soldi già investiti, tanti cantieri aperti, tante gare in corso, rendicontazioni che si stanno già effettuando. Ci sono alcune criticità che si devono affrontare, che sono di tipo tecnico, ma assolutamente marginali rispetto all'impianto complessivo. Quindi anche lì si continua a lavorare, perché c'è continuità, indipendentemente dalle persone che governeranno il Paese nei prossimi giorni. Questo vale per il patto per Napoli, come il Pommetro, come per Bagnoli. Sono scelte strategiche. Immagino che non ci sia nessun parlamentare della Repubblica Italiana che si voglia opporre alla bonifica integrale di Bagnoli e alla rimozione della Colmazzo, cioè farei fatica a pensare l'inverso. Quindi noi non ci possiamo fermare, quindi siamo assolutamente soddisfatti anche di questi incontri che sono ordinari, quindi rientrano nei pieni poteri di un governo anche dimissionario. Quando verrà battuta la primavera? Avete ormai un'idea? No, non do più date, mi fermo qua, tutto quello che devo dire e basta. No, mi fermo qua. Perché sennò dove date e mi fate il cantano. Come? L'assenza di De Luca. Forse perché era San Vincenzo, non lo so. Gli auguri ha fatti un po'. Certo, come no? L'ho fatti, e l'avrei voluti fare da vicino, ma non c'era. Però io, come ho confermato adesso anche negli incontri che abbiamo avuto, io sono disponibile anche domani mattina a incontrare il Presidente della Regione. Sarebbe stata utile, chiaramente, e credo anche opportuna, la sua presenza oggi, ma c'era il Vicepresidente della Regione che ha espresso per conto del Presidente le sue valutazioni, che sono quelle che vi ho detto prima. Quindi io mi auguro che ci possa essere a breve, da parte nostra, massima disponibilità sul tempo, sul quando, sul come e sul luogo, che può scegliere anche il Presidente della Regione, ma credo che sia assolutamente utile un incontro da questo punto di vista, al quale non ci siamo sottratti, e quindi non c'è querelle, non c'è polemica. Vi pregherei da questo punto di vista di esprimere con correttezza e nettezza il mio pensiero, altrimenti sembra che c'è sempre quasi un duello. Non c'è nessun duello, noi siamo sempre disponibili agli incontri, e l'abbiamo dimostrato anche con la estrema correttezza con cui si sono gestite queste vicende come quella di Bagnoli. Quando dobbiamo dire qualcosa a qualcuno,
non mandiamo mai qualcuno, siamo sempre noi che le diciamo e siamo sempre noi che agiamo, così come l'abbiamo fatto il commissariamento, siamo persone leali, corrette, chiare e trasparenti e soprattutto ci mettiamo la faccia sempre, come oggi quando si doveva chiudere un accordo così importante.